Eccomi qua ragazzi, questi sono i primi giorni in cui siamo io, la mia moglie e la mia figliola a casa dopo i giorni lunghi passati all'ospedale che ci hanno però regalato una gioia immensa. In questi giorni non posso andare in bicicletta perché la mia figliola e la mia moglie hanno bisogno anche delle attenzioni del babbo e del marito, quindi ne approfitto per fare qualche piccolo acquisto su Amazon, acquisto che è propedeutico per la stagione invernale che sta per avvicinarsi, ma non solo. Oggi voglio parlarvi dell'ultimo acquisto che ho fatto attraverso il metodo Plus, che permette di acquistare più oggetti e avere un'unica spesa di spedizione. Questo è un metodo, un modo molto semplice e molto economico che agevola l'acquirente che magari vuole comprare anche oggetti di valore molto piccolo che avrebbero una spesa di spedizione però molto grande. Con questo sistema si possono mettere tutti in un'unica spesa di spedizione purché il costo totale degli oggetti superi i 29 euro. Qua dentro ci sono ben 3 oggetti, tutti dedicati alla bicicletta. Oggi ve ne farò vedere soltanto uno e sto parlando dei calzini tecnici a compressione modulata di X-Bionic pensati per le biciclette da corsa. Andiamo a vedere. Eccoli qua quindi, questi Biking Ultralight della X-Bionic edizione Summer ed edizione estiva. Infatti è un calzino che si ferma esattamente all'articolazione della caviglia, però senza, diciamo, trascurare tutte le dotazioni tecniche, tutto il tessuto tecnico che aiuta il piede sia dal punto di vista della traspirazione del sudore, quindi della eliminazione dell'umidità, mantenendo il piede molto fresco, quindi evitando anche quel ristagno di sudore che dà quella sensazione di bollitura del piede, ma allo stesso tempo ha questi rinforzi sull'articolazione della caviglia che sostengono la caviglia in tutte le quattro fasi della pedalata, hanno la punta rinforzata per tutti quei ciclisti che tendenzialmente tendono ad alzare le punte dei piedi quando pedalano, ed ha poi tutta una serie di tessiture del tessuto la cui trama aiuta molto, come dicevo, a tenere il piede asciutto, compresso laddove serve e un pochino più rilassato dove invece non serve. Questi calzini sono consigliati, come dicevo, prevalentemente per la bella stagione, perché il loro compito principale è quello di mantenere il piede fresco e sostenere e alleggerire tendini e caviglie. Quindi per tutti coloro che come me hanno problemi ai tendini dei piedi, questi calzini fanno sicuramente al caso vostro. Sono calzini che si possono utilizzare ancora per qualche settimana o per qualche mese, ma forse più per qualche settimana. È una spesa molto ridicola perché si va dalle 8 alle 16 euro su Amazon in base al venditore che decidete di scegliere, quindi è una spesa molto contenuta ma che vi dà una grande resa. Piccola spesa, massima resa. Eccoli qua, sono calzini molto ben fatti, io ho preso un 40, si può notare questa specie di X arancione che in sostanza sostiene l'articolazione della caviglia, ma vediamo anche come il tessuto cambia in base alle diverse parti del piede, soprattutto qua sotto dove infatti il piede è più soggetto al ristagno, è molto più areggiato, laddove invece il piede ha bisogno di una compressione un pochino più consistente, il calzino ad esempio qua sulla caviglia risulta essere molto più spesso. Non solo, questi tre canaletti a, diciamo, M rovesciata bianchi garantiscono una maggiore fuoriuscita di umidità e di aria dal piede. Insomma ragazzi, io questi ve li consiglio perché costano veramente poco, costano 8 euro, sono calzini che costano molto di più sul mercato ma che rendono molto di meno, e soprattutto perché sono dei calzini che aiutano davvero il piede, soprattutto anche per coloro che soffrono di piede caldo. Questi calzini della X-Bionic fanno sicuramente a caso vostro. In descrizione trovate tutti i link, vi metto anche gli altri link di tutti gli altri miei prodotti che utilizzo in questa parte della stagione. Se volete darvi un'occhiata, a me non fa altro che piacere. Bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!